Ringrazio il consigliere comunale, ex consigliere comunale Andrea Vitelli. Prego, buonasera. Buonasera a tutti, grazie alla persona che sono visitando il posto. Sono contento di trovarmi nel nostro periodo di consigliatura, cioè investimenti per quanto riguarda questa mostra. Siamo stati subito contenti di averla avuta, anche perché noi come partiamo dal presupposto che una città vada anche a coprire tramite l'arte la possibilità di avere un concorso in più nel contesto della nostra città. Quindi siamo stati felicissimi di essere accanto a Giovanni e abbiamo fatto sì che questa mostra possa essere attivata già a quanto oggi, quindi per qualche per una settimana circa. Se noi chiediamo a tutti i cittadini di poter essere qui presenti per visitare la mostra e conoscere. Grazie. Do la parola in questo caso a Giorgio Gregorio Grassi, critico d'arte internazionale, mio curatore. Con me mostra dappertutto. Poi tanto tutti amici per non buscare anche cose anche di nuovo, insomma, anche di signore, posso fare un giorno, cioè ormai è diventata, cioè ha cominciato con me e è andata avanti, devo dire che l'hanno avanti benissimo. Infatti mi aspettavo che mi chiamasse Gianni, si è chiamato me, qualcuno poi fa vedere gli altri, qualcuno dice, però non è proprio perfetto, non deve essere. Vedete come nasce l'espressionismo? Siamo di stare dall'altra. Come nasce l'espressionismo? Prima c'è la corrente, diciamo, impressionista. Gli impressionisti sono quelli che, come vivevano in quel momento i riflessi della luce, del sole, dell'ombra, dei colori, lo riportavano sul tema, come una macchina fuori. Vedete come nasce. Poi nascono gli espressionisti, quelli che riportavano sul tema quello che vedevano ma che percepivano attraverso le corpi. Quindi sono questi artisti che non rappresentano più la realtà esattamente com'è, perché tanto c'è la fotografia. Pensate, una volta il pittore più bravo era quello che riusciva a ricopiare esattamente la realtà come era a letto, ma sempre in realtà da sempre. C'era l'antica Grecia, il più grande, che facevano esattamente la riproduzione di quello che vedevano i mesi in termine tecnico, cioè la, copiare la realtà. Poi con l'avvento della fotografia è caduto tutto, perché c'è già la fotografia. Allora uno pensava, una volta dell'arte, quando ci siamo con la vita. Che serve fare un dipinto quando la fotografia rappresenta molto meglio quello che si vede, vero? Verissimo. Poi la tante visioni, vediamoci. Ma qual è la magia del pittore? La magia del pittore è fare vedere l'altra faccia della realtà. Rendere visibile l'invisibile. Farti percepire attraverso gli occhi qualcosa che arriva e all'anima. E questa fotografia non lo può fare, perché l'artista non so che non ha, attraverso il colore ti dà delle emozioni, il colore è quello. Quindi tu vedi un po' come vedi, questo colore esiste. Lui ti ha dato Giovanni Caprara, in quel momento voleva dare questa emozione a chi guardava la sopra. Così tutti quanti, come vedrete, sono i colori non naturali, sono i colori dell'anima. Quindi il concetto vero delle opere di Giovanna Caprara è il ritorno alla bellezza, il ritorno alle emozioni, il ritorno a quell'arte che non deve soltanto dare un concetto, ma deve dare quello che è fondamentale per l'arte, una emozione che spiega.